Benvenuti alla terza puntata di FM News, il magazine ufficiale della Federazione Motociclistica Italiana. Oggi, in onda per voi appassionati, i primi quattro round degli internazionali d'Italia Supermoto da Ottobiano a Busca, passando per le due tappe laziali di Latina e Viterbo, con un grande Thomas Charrier incalzato dall'azzurro Ivan Lazzarini. Il quarto e quinto round del campionato italiano Motorelli a De Monte, nello spettacolare doppio appuntamento, valevole anche come ultima tappa del campionato italiano Ride TT. Il terzo round del campionato italiano Trial Outdoor a Santo Stefano d'Aveno, con un Matteo Gratarola, grande mattatore della stagione trialistica italiana. E infine le notizie di attualità e gli appuntamenti dei prossimi due fine settimana. Lo scorso 27 marzo sono iniziati gli internazionali d'Italia Supermoto e del campionato italiano. Sul tracciato di Ottobiano a darsi battaglia una folta schiera di piloti, tra cui alcune delle stelle del Supermoto a livello mondiale, come i francesi Thomas e Adrien Charrier, e gli italiani Christian Ravaglia, Suzuki, Ivan Lazzarini, HM Honda e Davide Gozzini, KTM 747 Motorsport. Sul tracciato lombardo ad avere la meglio è proprio il francese campione del mondo in carica, Thomas Charrier, che con la sua TM ufficiale precede tutti, dominando sia le qualifiche del sabato, sia le due gare della domenica, conducendo entrambe le manche dal primo all'ultimo giro. Tra gli italiani, a conquistare il primo posto è Massimo Beltrami su Honda, che precede Christian Ravaglia e Ivan Lazzarini. Un weekend perfetto per me. Ho fatto due buone partenze, ma ho avuto paura nei tratti fuori strada. È un giorno perfetto, la mia moto è perfetta. Ringrazio per questo il mio team, il mio sponsor, e spero di andare avanti così per il resto del campionato. Thomas Charrier si ripete anche nel secondo round del campionato disputatosi a Latina. Sul circuito del Sagittario, infatti, il pilota campione del mondo 2010, in virtù di un bel secondo posto in gara 1 e di una splendida vittoria in gara 2, porta a casa un altro successo, ponendosi già come indiscusso padrone della classifica degli internazionali. Secondo posto per Thierry Van den Bosch, assente ad Ottobiano, che precede l'italiano Ivan Lazzarini, migliore degli italiani. Quarta posizione per Adrien Charrier, Aprilia Fast Wheels, e quinto il poliziotto bolognese Christian Ravaglia, Suzuki Look Performance, che è passato in testa al campionato italiano, spodestando l'altro poliziotto felsineo Massimo Beltrami, Honda TS Faor, che somma ad 1-0 nella manche di apertura, per una rottura alla moto, a un fruttuoso sesto posto nella ripresa. È stato un weekend molto buono per il mio ritorno nel campionato italiano. E una pole, ho vinto la prima manche, poi nella seconda ero in testa, però Thomas mi ha passato e ho provato a ritornare davanti, però mancava qualche giri. Comunque Thomas ha fatto una bella gara, anch'io sono contento perché più veloce di quello non riuscivo ad andare, quindi come detto un buon ritorno e spero di continuare a migliorarmi, a ritornare al 100% e vedremo per le prossime gare. In graduatoria internazionale, Thomas Charrier è al comando davanti a Christian Ravaglia e Ivan Lazzarini. Il Circus Supermoto si trasferisce a Viterbo. In scena il terzo round stagionale. Un terzo round che vede primeggiare sempre uno Charrier, ma questa volta vincitore di giornata è Adrien, il fratello di Thomas, che nella Tuscia si deve accontentare soltanto del terzo posto finale. Una questione di famiglia quindi questi internazionali d'Italia. Secondo posto per la sorpresa britannica Matthew Whistley. Migliore degli italiani con il quarto posto di giornata il bresciano Davide Gozzini, KTM 747 Motorsport, con il miglior risultato della stagione, dando così una sferzata alla sua posizione in graduatoria tricolore che ora lo vede terzo. Il teramano Mattia Martella, KTM Moto Racing Team, conquista la posizione d'onore nell'assoluta tricolore, dopo un ottimo terzo in avvio per aver scelto le coperture adatte. Terzo, il leader del campionato italiano Ivan Lazzarini, HM Honda Racing, con due gare accorte ma comunque proficue.
Oggi per me è una gara incredibile, prima vittoria con l'Aprilia, con il team Fastwheel, due gare bellissime, le condizioni veramente difficili, però ho saputo fare, non prendere troppo rischi e andare avanti, e volevo veramente ringraziare tutto il team perché hanno creduto in me l'anno scorso, e lì l'unico modo per me di ringraziare era con questa vittoria, quindi questa prima vittoria è per loro. Gli internazionali d'Italia tornano al nord e precisamente a Busca con il quarto round. Finalmente, a primeggiare nella classifica generale, troviamo un italiano. È il tanto atteso Ivan Lazzarini, che si esibisce nella miglior prestazione stagionale, totalizzando un secondo e un primo posto nelle due manche in Piemonte. La bella vittoria del pilota HM Honda Racing gli permette di rafforzare la sua posizione di leader in campionato italiano ed internazionale, dove è secondo alle spalle di Thomas Charrier, TM Factory Racing, protagonista sfortunato della gara al Car Planet per aver perso gara 2 causa foratura. Ma due gare belle tirate. Nella prima sono riuscito a partire in testa e poi ho preso anche un po' di margine. Tomà era partito male, è venuto su verso la fine, sinceramente andava nella parte di sterrato, andava più forte, mi ha passato ed ho concluso secondo. Anche nella seconda sono partito bene, abbiamo fatto buona parte della gara battagliando, sono riuscito a tenerlo dietro fino a quasi tre quarti di gara, poi è riuscito di nuovo a passarmi nella terra, poi però è stato sfortunato, ha avuto un problema tecnico e mi ha reso la prima posizione. Questa è una ruota che gira ogni tanto, oggi ho avuto fortuna io e sono riuscito a portare a casa anche la vittoria assoluta, quindi primo in campionato classifica italiana, prima che nella classifica internazionale di gara, quindi weekend perfetto. Voglio ringraziare tutti, anche perché è stato un weekend, anche se sembra che sia venuto tutto bene, non è stato facile, abbiamo faticato un po' a trovare il giusto feeling con la pista, però alla fine ce l'abbiamo fatta, quindi grazie a tutti. A De Monte, in provincia di Cuneo, si è svolto lo scorso 24-26 giugno il doppio round del campionato italiano Motorelli. Vincitori della tre giorni motorellistica sono stati Paolo Ceci ed Alex Zanotti. Ceci ottiene la vittoria nella prima giornata di gara, grazie ad un terzo e a un secondo posto nelle due prove speciali in linea. Il modenese ha preceduto di soli 13 secondi Matteo Graziani, su Aprilia, autore di un errore nella prima prova che gli ha tolto le speranze di vittoria. Terzo posto assoluto per Andrea Mancini, Usuarna CF Racing, staccato di 22 secondi da Ceci. A Cividale purtroppo mi sono rotto una mano e dopo solo 12 giorni sono andato a correre in Sardegna. Già in Sardegna è venuto fuori un grandissimo risultato, oggi diciamo che sono recuperato al 100% e il risultato è venuto. Il percorso era bellissimo e io ho fatto una gara veramente molto bella. Nella seconda giornata i piloti hanno dovuto affrontare 156 km caratterizzati come nella prima giornata da terreni montani e con due speciali in linea, oltre al fettucciato del giorno precedente da ripetere due volte. Questa volta è Zanotti a vincere, precedendo Mancini per 15 secondi. Terza posizione assoluta per Mauro Slenghi, la vecchia volpe che sui terreni piemontesi si è trovato decisamente a proprio agio. Ma oggi è andato tutto perfettamente bene. Ieri abbiamo fatto un errore io in una speciale, poi avevamo un problema di carburazione con la moto. Ieri sera a Jeremy Burgess, detto anche Mauro Sante, Jeremy Burgess soprannome, Mauro Sante, ha detto se la sistemiamo con questa cosina qui, detto, domani si vince. Ottima gara la domenica anche per Nicolò Pietribiasi, quarto davanti a Filippo Ciotti. Abbinato alla quarta e quinta prova del campionato italiano Motorelli, anche l'ultima tappa del RTT, che ha visto trionfare Andrea Mancini, forte delle tre vittorie in Sardegna. Il perugino vince anche la quarta gara, precedendo Slenghi e Ceci.
Oggi è andata benissimo, la prima speciale sono andato molto forte, ho avuto una piccola scivolatina ma mi sono ripreso subito. Con questa giornata io vinco il campionato italiano RTT, mi sono portato avanti come campionato italiano motorelli, sono in testa alla classifica assoluta e niente, finora va molto molto bene da come si era messo la partenza del campionato. Proprio Ceci conquista così il secondo posto in classifica assoluta e si lascia alle spalle Matteo Graziani, terzo. Continua con grande successo anche il campionato italiano trial outdoor. La terza tappa si è svolta nella bellissima località di Santo Stefano di Aveto, provincia di Genova. A vincere ancora una volta Matteo Grattarola. Il pilota del team Gas Caspea è ormai diventato il vero mattatore del trial italiano, mettendo a segno 3 vittorie su 3 gare disputate nel campionato italiano e si lancia verso la vittoria del tricolore. Mancano ancora 2 prove, hai detto bene, ci sono ancora queste 2 prove che non è ancora finito il campionato, perché può succedere di tutto. Io sicuramente ce la metterò tutta per fare il meglio di dare il meglio di me stesso e cercare di vincere anche le prossime 2 prove. Sicuramente non è facile, perché comunque sia Daniele che Fabio sono molto carichi, anche loro vogliono vincere il campionato italiano come tutti, diciamo. Però sulla giornata di oggi posso dire che sono veramente contento, ho fatto un'ottima gara, ho fatto un ottimo primo giro che ho girato a soli 2 penalità. Il secondo giro invece ho avuto un problemino con una bandierina che ho piegato e giustamente mi ha dato il massimo punteggio di 5 penalità, però non è cambiato nulla, ho girato a 10 punti totali e mi ha permesso di vincere con un buon margine, diciamo. Alle sue spalle a completare il podio troviamo Fabio Lenzi e Daniele Maurino. Ottima prestazione anche per il giovane Luca Cotone, che ottiene un bel 4º posto. Veniamo ora agli appuntamenti motociclistici dei prossimi 2 fine settimana. Nel weekend tra il 16 e il 17 luglio, su tutti spicca la 3ª prova del campionato italiano MiniGP, dove sul tracciato di Busca scenderanno in pista tutte le 3 classi con la Junior 50, la Senior 70 e la MiniGP 80. Passando all'off-road, interessante giornata di gare anche a San Giuseppe di Comacchio con la 5ª prova degli internazionali d'Italia ed il campionato italiano Supermoto. Tanti outsider poi con nomi come Adrien Charrier, Gozzini, Ravaglia, Van de Bosch. Occhi puntati anche sul minicross con la 2ª ed ultima gara di finale del campionato italiano a Montevarchi e con il trofeo FMI 50 a San Marino. Nel weekend del 23-24 luglio, invece, al Mugello si terrà il 2º doppio round stagionale del campionato italiano Velocità. A 3 settimane dal Gran Premio d'Italia, la pista toscana si riaccende per un altro momento imperdibile, con il 5º e 6º turno del campionato italiano Velocità 2011. Ancora lotta accesissima in tutte le categorie con il girone di ritorno del campionato che farà visita, poi per l'ultima parte di stagione, all'autodromo di Vallelunga e del Mugello. Sempre nell'ambito velocità, 6ª prova del campionato italiano minimoto a San Mauro Mare con tutte le classi in pista e 4ª prova del campionato italiano velocità in salita con la tappa Spoleto-Forcia di Cerro. Passando al fuoristrada, interessante weekend all'Onigo con la 4ª prova degli internazionali individuali di Speedway e la 5ª prova del trofeo FMI Flat Track. Mentre a Carpi si terrà il 3º round degli internazionali d'Italia Supercross. Prossimo appuntamento con FMI News il 28 luglio, sempre su Federmoto TV, dove la Coppa Italia Velocità e i campionati italiani Minimoto e MiniGP saranno protagonisti della 4ª puntata.